È tornato a Roma il sindaco di Santa Margherita Belice Franco Valenti. Alla Camera dei Deputati ha incontrato due parlamentari del Movimento 5 Stelle, tra cui il senatore Saccenza e Rino Marinello. Al centro dell'incontro, ancora una volta, la ricostruzione non ancora completata nella Valle del Belice dopo 52 anni dal terremoto del 1968. Ci sono ancora opere di urbanizzazione da realizzare, così come restano bloccate risorse per 10 milioni di euro per il piano di bonifica ambientale legata allo smaltimento dell'amianto derivante dalla dismissione delle baracche costruite dopo il terremoto nei comuni del Belice. Dobbiamo veramente iniziare a riparlare del Belice, riparlare delle emergenze della mia città che sono legate non solo alla ricostruzione, ma sono legate anche alla presenza di amianto sul territorio, sono legate anche a un intero quartiere senza opere di urbanizzazione primaria. In realtà nell'incontro che abbiamo avuto giovedì, ringrazio ancora della disponibilità l'onorevole Martin Ciglio e il senatore Marinello, abbiamo parlato più di problemi di Santa Margherita, per quanto riguarda appunto questa ex zona Pasotti, dove c'è un intero quartiere senza opere di urbanizzazione. E ho cercato di spiegare ancora una volta che tutto ciò è ingiusto, che la legge appunto prevede che è lo Stato che deve garantire i finanziamenti adeguati per risolvere questo problema. Abbiamo discusso, abbiamo visto tante carte e ancora ci siamo aggiornati perché mi hanno chiesto, anche perché è giusto che loro, diciamo, comprendano per intero qual è il problema che noi abbiamo, mi hanno chiesto un'ulteriore documentazione, penso che ci rivedremo presto per rifare il punto della situazione. Abbiamo parlato anche dell'amianto, del Belice, di questi 10 milioni che ancora dal 2013 non riusciamo a spendere, nonostante tanti sacrifici, tanti progetti prodotti, tutto il lavoro svolto, c'è sempre qualcosa che blocca, purtroppo la burocrazia, diciamo. Non devo essere io a spiegare come incide talvolta negativamente anche sulle emergenze, perché l'amianto è un'emergenza e penso che vada trattata come emergenza. Lo scorso anno, in occasione del 51° anniversario del sisma, sindaco, assessori e consiglieri comunali di Santa Margherita Belice si resero protagonisti di una singolare ed eclatante iniziativa a Piazza Montecitorio a Roma, un consiglio comunale aperto davanti alla sede della Camera dei Deputati per sensibilizzare le istituzioni rispetto alla vertenza Belice. Adesso questa nuova iniziativa, nella speranza che il governo nazionale recepisca le richieste che provengono dal territorio della Valle del Belice. Anche questa volta ho avuto il piacere di fornire i dati reali di tutti i soldi ricevuti dal Belice, della disparità di trattamento tra i terremotati fortunati e meno fortunati, e ho cercato di spiegare ancora una volta che in realtà ancora ci sono famiglie senza una prima unità abitativa. Io appunto sono fiducioso che finalmente ci si renda conto che questo, dopo 51, ora 52 gennaio, anni, sarebbe giusto chiudere questo capitolo e mettere la parola fine sia alla ricostruzione del Belice, mettere la parola fine all'amianto regalatoci dallo Stato con l'opera di baraccamento e mettere anche la parola fine per quanto riguarda questo quartiere che è una cosa che io mi impegno tutto il giorno e per capire un po' come risolverlo, questa è una cosa che dobbiamo assolutamente, non è possibile che ci siano ancora queste famiglie senza, in un quartiere senza opere primarie.